Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Barbara D'Urso su Instagram è stata vittima di pesanti insulti per un particolare che non è passato inosservato ai suoi follower. Ecco di cosa si tratta e qual è stata la sua reazione. La celebre conduttrice Mediaset è intenta a trascorrere i suoi ultimi giorni di vacanza prima del grande rientro sul piccolo schermo. Dopo una serie di voci insistenti circolate la scorsa primavera che la vedevano fuori dalle grazie di Pier Silvio Berlusconi, tutto è stato smentito. Durante la presentazione dei palinsesti di Canale 5, infatti, il suo programma pomeridiano è stato annunciato per la gioia dei tanti telespettatori che ormai da anni la seguono fedele per apprendere di cronaca e gossip. Barbara D'Urso su Instagram infatti conta una folta schiera di seguaci, che oltre ad ammirarla per la sua bellezza e il suo ruolo in televisione, non perdono occasione per criticare ogni suo minimo gesto. Nella giornata di ieri infatti, Carmelita ha condiviso una serie di scatti all'aria aperta gustandosi le ultime ore lontane dal caos di Cologno Monzese. I suoi follower hanno però notato un particolare che non hanno perdonato e non hanno perso occasione per rimarcarlo umiliando pesantemente la presentatrice di Pomeriggio 5. Ecco cosa è successo e qual è stata la sua reazione. Barbara D'Urso vittima di body shaming su Instagram. Il fascino e la bellezza di Barbara D'Urso a 65 anni sono innegabili. La donna rappresenta un vero e proprio esempio di femminilità e sensualità nonostante non sia più una ragazzina e la fiducia in se stessa, accresce tale consenso da parte sia di uomini che di donne. In questi giorni, tra piscina e relax si è mostrata con bikini e costumi sgambati che hanno evidenziato un fisico statuario, che addirittura le ventenni le invidiano. Qual è stato allora il presunto difetto che avrebbe fatto scaturire l'odio social? Una visibile pelluria sul viso della donna che si nota in una foto di ieri in cui appare di profilo. I raggi del sole riflessi sul volto della napoletana avrebbero portato i più inferociti ad accusarla di avere la barba. Inoltre, hanno continuato intimandole di correre ai ripari siccome il suo lavoro prevede una presenza sempre impeccabile di fronte alle telecamere. Come sempre, la reazione della conduttrice è stata imperturbabile e del tutto assente. All'odio preferisce rispondere con il suo amore per la natura, gli animali e gli amici con i quali sta trascorrendo gli ultimi giorni di ferie in Calabria. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.